In questo video vi volevo parlare di un argomento molto importante e per molte sottovalutato e che invece porta a una grande differenza sull'avere una pelle bella, sana e luminosa. Per chi non mi conoscesse, sono Tatiana Cutelli, sono una face coach, un'esperta della pelle e del viso da oltre 20 anni. Si ambisce ad una pelle bella, sana, luminosa e in salute non solo con una corretta e adeguata skincare, ma anche con tante altre piccole cose che sono ben note alle più attente come stile di vita, alimentazione e tanti piccoli gesti. Ma non solo, c'è anche un altro piccolo tassello che è invece molto sottovalutato, che gioca un ruolo veramente importante per la pelle. Mi riferisco a quei gesti che si fanno quotidianamente, come l'applicazione delle creme o il make-up. Si prendono le creme sempre con le dita. Quindi lo vedo fare e me lo confermano tante di voi in consulenza che vanno direttamente con il dito. Questo che cosa comporta? Comporta una contaminazione del prodotto, perché sulla nostra pelle vivono anche batteri, siamo fatti di batteri perché questi ovviamente ci proteggono dall'esterno, sono i primi a combattere virus e quant'altro. E questi batteri ovviamente noi li andiamo a portare nel prodotto, che ovviamente poi si altera, perde le sue funzioni o può portare anche problematiche. Perciò è sempre idoneo, se hai dei prodotti in vasetto, utilizzare una spatolina, una palettina per prelevare la crema e non pucciarci le dita dentro, che è una cosa che non si fa. Altra cosa su cui prestare attenzione è gli strumenti per appunto la skincare quotidiana, come possono essere le mappine con cui vi sciacquate o i dischetti. Adesso sono molto in voga questi dischetti riutilizzabili. Io li sto testando, ne ho testati tantissimi e li sto ancora un po' valutando perché finora non ho trovato un materiale che poi non risulti essere aggressivo. Se ci fate caso, fanno tutti comunque un minimo di abrasione e quell'abrasione portata quotidianamente può alterare la barriera cutanea e portare problematiche. È come se faceste un peeling quotidiano. Quindi sono ancora alla ricerca di un materiale che sia delicato e che faccia la sua funzione, perché ovviamente il mio intento è dirigermi su dei dischetti riutilizzabili per il pianeta, ovviamente, e non utilizzare, wow, questi che sono appunto usa e getta. Altra cosa sono le spazzole brushing che non vengono poi adeguatamente lavate subito dopo l'utilizzo e che invece è corretto fare. Ma il nemico più subdolo in realtà si insidia nel make-up, quindi nelle spugnette e soprattutto nei pennelli. Perché? Perché la spugnetta viene a volte buttata così come capita nel beauty e invece deve essere conservata chiusa in delle gabbiette. Lo ripeto sempre, chi mi segue lo sa, ci sono delle gabbiette che poi sono anche forate per riporre la spugnetta e quindi non far risiedere l'umidità. Quelle scatoline chiuse non vanno bene senza forellini perché l'umidità della spugnetta chiusa fa generare germi e batteri e quindi deve comunque prendere aria, ma deve essere protetta da tutti gli altri prodotti che poi sono all'interno del beauty case e va lavata molto spesso e non una volta al mese o ogni 15 giorni, una volta a settimana. Il mio consiglio è anche ogni 2-3 giorni perché ovviamente vanno a proliferare germi e batteri, specialmente ovviamente se è umida e per questo fatela asciugare molto bene.
Ultimo nemico, ed è il più importante, sono i pennelli per il make-up. Ovvio, anche qui vanno lavati in maniera frequente come la spugnetta, vanno fatti asciugare bene come la spugnetta, ma come la spugnetta devono essere protetti. E anche se è bellissimo, meraviglioso metterli in un barattolino sopra la toiletta perché fa subito meraviglia, vanno chiusi, non dovete lasciarli lì sulla toilettina perché oltre a tutta una serie di cose, germi e batteri che vanno lì a proliferare, eccetera, c'è la polvere che è uno dei nemici principali per una pelle opaca e spenta. Perciò, se il vostro intento è quello di una pelle bella, sana e luminosa, dovrete proteggervi da inquinamento atmosferico e ambientale, ma anche da quello domestico e quindi riporre i vostri pennelli o in un portapennelli chiuso o in un cassettino e non tenerli lì, perché ovviamente tutto ciò che ci si deposita sopra ve lo andate poi a mettere sul viso e questo non va bene. Ma chi ha studiato o che sta studiando con il mio corso online La Bibbia del Viso non è nuova a questi argomenti, dove ho dedicato delle lezioni intere sul make-up o sugli amici e i nemici della pelle. E come sempre, comunque, trovate qui sotto il video tutti i riferimenti per il corso online, per la consulenza viso privata con me o i miei prodotti o i miei social.